però mi aspetta del gruppo delle corsiste dell'università della Tessitana. Abbiamo una e non so se sono ancora in vacanza post pasquale, non saprei qual è il problema. Comunque ci siete e vi ringraziamo di essere qui e ringraziamo soprattutto Chiara, che è una giovane intellettuale, mi chiama la Tessitana, perché il libro che ci sentiamo stasera non è un libro scritto per riempire le pagine, è un libro che nasce da una profonda conoscenza storica, infatti Chiara è esperta di storia antica, antica medievale, e da una grande capacità inventiva. Un libro che potrebbe avere una copertina impegnante, però presenta un'immagine di un pittore inglese che si chiama John William Waterhouse. È l'immagine di una sirena che intanto è un dipinto tagliato. E io veramente ritengo che sia stato molto giusto, molto bravo chi ha progettato la grafica del libro, perché se andate a vedere il dipinto ammanca della parte inferiore. Nella parte inferiore c'è un uomo che guarda verso la sirena e la sirena, vedete, ha la lira al suo fianco, che è lo strumento ancora del simbolo della monarchia, simbolo del canto. E in genere, quando noi parliamo di sirene oggi, parliamo di donne incantatrici, ammaliatrici, seduttrici. Però dobbiamo anche ricordare la sirena, le sirene che ci sono in quel momento, che è una fonte tale prevalente dell'esercito. Le sirene con il corpo di donna e al posto delle gambe una coda di pesce, che cercavano di sedurre di ammaliare i marinai facendo una fragata. L'invito delle sirene era conoscere più cose, ebbene questo libro ci aiuterà a conoscere più cose di 8 donne scelte tra tante donne del mondo antico. Le donne sono tante, e tutto questo volevo chiedervi. Le donne sono tante, importanti, non tanto per le loro storie, ma per essere state figlie, mogli, madri, compagne di uomini importanti. Per quanto queste donne siano state silenti, siano state trascurate, però sono tante. Come fare a scegliere 8 donne tra le tante donne silenti del mondo antico? Intanto grazie a Chiara e benvenuta in questo momento. Grazie a te, grazie a Domenico, grazie a tutti voi per la presenza, per essere qui. Allora, sì, non è stato facile sceglierle, però nel momento in cui ci si accinge a scrivere qualcosa, secondo me bisogna trattare argomenti che più o meno si riesce a padroneggiare e di cui almeno bisogna avere una conoscenza più o meno solida. Quindi ho fatto una selezione basandomi su quei personaggi che nel corso della mia formazione, dall'avuto dall'adolescenza ad oggi, ho avuto modo di conoscere in maniera più dettagliata attraverso lo studio delle fonti primarie e delle fonti secondarie. Quindi sono personaggi, quelli che ho scelto, che conoscevo meglio rispetto ad altri, ma sono soprattutto, li ho scelti perché sono personaggi poco noti. Nel libro si raccontano, sono raccontate 8 storie. Di queste 8 storie, 3 sono personaggi realmente esistiti, quindi 3 donne appartenenti alla realtà storica, e 4 personaggi appartengono alla mitologia, 2 alla mitologia greca, 2 alla mitologia romana, e poi c'è il personaggio ultimo di Sharadab, che esula dal contesto greco-romano, quindi dall'area mediterranea, e che si fa portavoce di una cultura, di tradizioni, di modi di vivere differenti rispetto a quelli appunto del bacino mediterraneo, della cultura greco-romana. Proprio perché ho scelto questi personaggi, perché li conosciamo davvero poco, soprattutto i personaggi della storia, ma anche non solo li conoscono poco la maggior parte di noi, ma anche gli esperti di storia trattano insomma in maniera non approfondita questi personaggi, e sono per esempio Boudicca, di cui non lo sappiamo quasi nulla. Perché inizieremo da Boudicca, io dico semplicemente questo: noi di Boudicca non sappiamo niente, per due motivi. Che la storia l'hanno scritta i vincitori, e i vincitori di solito erano uomini. Boudicca non era donna e non era tra i vincitori. Perché? Perché noi siamo figli dei Romani, quindi scendiamo dai Romani, e i Romani sono stati quelli che Boudicca hanno avuto la meglio. Quindi il popolo romano, quando incontrava i Romani e andava in terra nella vita di Italia,
possano darci notizie di questo. Se vi lascerete intimorire dai suoi angusti vaticini,
sarete contenti al cielo. Avvertirete la necessità di scendere a compromessi e lo farete in fretta, senza concedervi attimi di riflessione, senza prendere in considerazione i diversi fattori. Dimenticherete di portare sulla bilancia ciò che state largendo e quello che sperate di conservare. Così l'urgenza della situazione vi farà perdere di vista il senso delle cose e perderete tutto senza che ve ne rendiate conto. Inizierete a indietreggiare quando il vento vi annuncerà i fatti del venuto. Inizierete a desudarvi il seno prima ancora che ve lo giudicino, a chinare il capo prima che ve lo schiaccino. E a quel punto sarete perduti prima ancora che aver perso. E poi continua la storia, però questa è una parte molto intensa. La conclusione intensa è fortissima, molto edulica, lascia però alle vie il testamento di essere felici, ma di essere sempre guerriere. Noi saremo portati a dire siate guerriere e poi siate felici, però il messaggio di Guerriere è un messaggio di giustizia ed è anche la lotta di una donna in un tempo che sospetto, primo secolo dopo Cristo, per l'autodeterminazione, che è un concetto per noi oggi molto importante e ancora troppo trascurato. Dal primo secolo dopo Cristo andiamo un pochino più indietro, al quarto secolo avanti Cristo, con un'altra donna pochissimo conosciuta del tutto sconosciuta. Si chiama Statira, moglie del re dell'imperatore Alessandro il Macedone, seconda moglie, perché la prima moglie era Roxane, però Alessandro voleva legittimare la conquista dell'impero persiano, aveva favorito la politica dei matrimoni maschili, invitando anche i soldati a sposare delle donne persiane. E lui stesso lo aveva ucciso il re Dario III, sconfitto dal re Dario III, ne sposa la figlia perché deve legittimare la sua presenza sul trono di Persia. Immaginate, una sposa bambina, Statira ha 17 anni, deve sposare uno sconosciuto che viene dalla Macedonia, però tra il padre, che era sempre in guerra, che conosceva poco, che era un violento, anche lui poligamico, a un certo punto comincia ad apprezzare il sacco, che quantomeno l'imperatore colto, era stato discepolo di Aristotele, gli piaceva l'eleganza, aveva questo grande sogno di impero universale e tra l'altro era anche un uomo bello. E la bellezza in questo libro ha un posto rilevante. Ora Nicole legge la parte relativa ad Alessandro. Era così bello Alessandro, così veemente, impavido, libero e assoluto. Non ammetteva l'esistenza del limite e quando le eventi gli ponevano di fare i conti con esso, si ostinava a non cedere e non cedeva a nulla, né alla paura né alle suppliche. Era nato per gli eccessi, non per le mezze misure. Quelle sono delle riocchi, lui era Megas, in ogni sfaccettatura dell'animo. Fulgente come Apollo e vorace come Ares, accumulava vittorie e respirava lutti ovunque andasse. I popoli ossequiavano il giovane condottiero. I re maledicevano il suo nome nel silenzio rassicurante delle regge e lo costernavano di incontro tra la folla. La sua era una di quelle bellezze dannate che dilanano ogni sostanza gravitante attorno. Non di mortali era il suo volto, quella pelle levigata, di volte deturpata da rame e gocce di sangue nemico, vesteggiata la femminilità concupiscenti e adornata da mani insaziabili e labbra del sorriso. Allora, avete notato che il linguaggio che usa l'autrice è un linguaggio molto curato, ambito, c'è una lingua preziosa, un contenuto di grande fascino. È un versico evocativo, difficile, abbiamo dovuto preparare, leggere, rileggere, perché i ragazzi sono abituati ad un linguaggio più immediato, anche questo è il pregio del libro. Questa donna, Statira, deve fare i conti con la moglie bellissima, affascinante di Alessandro, che è Roxane. Alla morte prematura di Alessandro, Roxane fa uccidere Statira e poi immaginate che Statira si rivolge proprio a colei che gli ha tolto la vita. Ma un personaggio di Statira è un personaggio di giro, con la lingua triste, strappata dal padre, sposa un uomo che ha ucciso il padre, eppure lei giunge ad amare quest'uomo, perché Alessandro rappresenta il potere del sogno, Alessandro è bello, Alessandro ha anche un altro amore, è Festione, e per quando muore Festione Alessandro veramente capisce il dolore della vita
e lei capisce quando si possa amare e quindi apprezza la sensibilità di quest'uomo. Poi lei che aspetta un bambino viene eliminata da Roxane, senza nessun motivo, perché poi alla fine sappiamo che l'impero non avrà un successore e sarà disfatto. La bellezza. Tardira si rivolge a Roxane dicendo che è molto bella, che ha affascinato Alessandro con la bellezza. E in questo testo la bellezza ha un posto rilevante. Quanto conta nel mondo antico la bellezza e quanto conta oggi per l'affermazione personale? Allora, nel testo si dicevano due fatti. Io estendo il concetto di bellezza così come lo intendevano le antiche greche. I greci associavano la bellezza alla volontà. In Grecia, nell'antica Grecia, esiste un concetto che è quello della calocagatia. Cioè, in greco, per gli antichi greci, ciò che è kalos, bello, è anche agathos, cioè buono. Quindi, quando un essere era bello esteticamente, automaticamente doveva essere buono, una figura positiva. Se invece esteticamente i tratti non erano lodevoli, non era una persona bella esteticamente, ma era brutta, lo era anche da un punto di vista etico-morale. Quindi, per gli antichi, la bellezza è il simbolo di bontà. E Statira, che vede questa figura, perché Alessandro era grande, a caso quello è stato dato quel nome, era grande davvero nell'anima, al di là della bellezza che lo aveva, aveva una grandissima forza e una grandissima determinazione. Quello che voleva fare Alessandro nel 4 secolo avanti Cristo, noi oggi ancora non siamo riusciti a farlo. Cioè Alessandro aveva un sogno, che era quello di unire Oriente e Occidente in un unico popolo. Cioè proprio non esistevano vincitori e vinti. Tutti potevano convivere in uno stesso territorio, condividendo le cose. Anzi, la ricchezza e la bellezza sarebbe nata da quella commissione, dalla commissione dei due popoli e delle due culture. Lui si è fatto tanto, perché riuscì a conquistare uno dei più grandi imperi del mondo antico, però lui morì all'età di 33 anni, nel mese di giugno, lui muore nel 323 a.C. e gli eredi, lui lascia in realtà Roxana e un figlio piccolino, Statira era incinta. Quindi che succede? Che quando muore, Roxane fa avvelenare Statira, che è ancora incinta, che muore appunto a 17 anni. Roxane morirà qualche anno dopo con il suo bambino, quindi di Alessandro non rimane traccia. Il regno viene diviso tra i suoi eredi, tra i suoi generali, e nasceranno i vari regni. Per esempio l'Egitto, tra cui nascerà poi, di cui sarà regina Cleopatra, è un regno che nasce dall'impero di Alessandro Magno, quindi la dinastia Tolemaica non è egiziana, è greca. Cleopatra è una principessa di origine greca. Io affronto la storia di Cleopatra nel primo libro. E insomma, viene detta questa cosa, sempre con la tecnica del narrante. Qui la bellezza, in questa nella racconto di Statira, che appunto io ho scelto, piuttosto che raccontarla in maniera discriminata la storia, io ho scelto proprio di rivisitare la storia di Statira Roxane, perché c'è un confronto dialettico tra queste due donne, tra la donna bella e la femme fatale che è Roxane, che è la prima moglie, di cui Alessandro si innamora perché è una bellissima fanciulla, e il matrimonio quasi di interesse con Statira. Statira è la sposa bambina, ha una bellezza ancora in luce che non può competere con la femminilità pienamente espressa di Roxane. Quindi c'è il concetto di bellezza intesa come bellezza dell'animo, ma anche il concetto di bellezza come bellezza estetica, e bellezza appunto sensuale e bellezza ancora certa. La bellezza nel mondo d'oggi conta, ma forse viene ostentata troppo, meglio, mentre prima aveva una doppia valenza, e appunto la valenza etico-morale aveva un certo peso, adesso quella bellezza, quell'involucro è stato come svuotato. Quindi conta solo la parte superficiale. E con la parte superficiale, ovviamente, se poi si vuole andare un pochino più a fondo e non c'è consistenza, si rischia di rimanere e di disattendere quelle che sono le speranze. E quindi di avere anche una risposta negativa nei confronti della bellezza. Quindi per arrivare a qualche ciò che è bello viene considerato prioritariamente negativo, perché è associato ad un concetto, ad un senso di vacuità, di vuoto. E siamo passati da un accesso all'altro. Io sono contro dell'idea che bisogna mediare, che bisogna conoscere le cose prima di poterle giudicare. Ecco perché poi io racconto storie che non sono molto al grande pubblico.
perché ci conosciamo tutti la storia di Alessandro Magno, ma la storia di Alessandro Magno si conosce attraverso le vicende di molte donne. Un'altra donna importante è Olimpiade, la mamma di Alessandro, e se Alessandro fosse determinato, lo deve alla madre, che era una baccante, c'era una seguace dei culti di Baccio, e quindi era una donna dalla grandissima cultura, dalla grande determinazione, e sono tutti che trasmettono ad Alessandro. Sarà lei a dire le regine del regno di Macedonia quando Alessandro per 10 anni in giro per il mondo a conquistare la religione. Sono proprio Olimpiade. Quindi le donne ci sono state, hanno avuto grandi meriti, però poco riconosciuti. Non so se avete intenzione di accennare ad Ottavia. Ottavia, se abbiamo tempo, senta. Perché è una figura tra quelle più drammatiche della storia, che nasce e muore, forse senza mai rendersi conto di quella che è stata la sua esistenza. E la storia di Ottavia, io ho faticato anche a trovare un ritratto di Ottavia, cioè quello, il busto che c'è, che l'ha riportato, è l'unico che esiste, non sono riuscita a trovarne altro. A me è piaciuto perché si rivalgono anche le starine attraverso l'Italia, perché le starine non le ricordiamo per la vita dissoluta, invece l'Italia si rivolge alla madre di Ottavia e si mette un rapporto da noi, benedetta, e quindi nella mia testa è caduto un po' nell'aspetto della donna fatale, di Ottavia, che di notte andava a fare le vie del mio e tutti quello che incontrava lo faceva solo, diciamo così. Però volevo leggere la parte finale di Statira che dice: e poi hai pensato a me, a noi, a quelli che potevano reclamare dei diritti dinastici, si sta rivolgendo a Ossane, con un inganno mi hai condotto a te e mi hai eliminato, mentre il figlio di Alessandro gemeva nel mio ventre inondato dal veleno che ci avevi fatto somministrare. Avevo 17 anni, so che anche a te, Andrea, non è spettata sorte migliore. L'eredità lasciata da Alessandro era troppo grande perché menti mediocri come quelle che vennero dopo di lui potessero cogliere la magnificenza. Il mio ultimo pensiero va a lui, all'eroe umano, ad Alessandro, sempre in terra gloria con il mondo e con se stesso, contro i suoi drammi e la finitezza, non la sua, ma quella degli uomini, di tutti gli uomini, anche di quelli che si ritengono figli del seme divino e non lo sono, o lo sono forse nell'anima. Vi assicuro che è una storia veramente molto molto intensa. Da collegare a quelle critiche, prima facevamo riferimento al tema della bellezza, no? Mi sembra che il tema della bellezza raggiunga il culmine proprio nella meravigliosa parola di Amore e Psiche, che entra nelle Metamorfosi di Apuleio, che è una ragazza bella, regina, molto bella, così bella, che attira la curiosità delle gentilcine. Ha due sorelle di bellezza più contenuta, veramente le due sorelle si sposano, ma lei così bella non riesce a trovare un pretendente, non c'è nessuno che abbia il coraggio di farla sua. Tra l'altro la bellezza di Psiche suscita l'invidia di Venere, che a un certo punto decide di vendicarsi, perché tutti adorano Psiche e stanno dimenticando il culto di Venere. E allora Psiche si rivolge al figlio, Amore, chiamiamolo Eros, chiamiamolo Cupido, e lo invita a scagliare una freccia contro, voglio dire, Psiche, che dovrà innamorarsi di un uomo di vivissima condizione. Però quando Cupido incontra Psiche, rimane arrugolato, se ne innamora follemente e la fa sua sposa, con un divieto, non dovrà mai vederlo. I due si incontrano di notte, e il divieto è questo, lei non sa chi è il suo sposo, però a questo punto prevale la curiosità. Lei a un certo punto, alimentata anche dall'invidia delle sorelle, decide di vedere chi è che giace con lei ogni notte. Prende una lucerna, una pulegno bellissima la storia, qui è ancora molto bella, però vi fa leggere sia la versione di Apuleio sia la descrizione di Chiara Pepe. E la ragazza si avvicina al vino, avvicina la lucerna a un certo punto e si rimane abbagliata dalla bellezza di Cupido, fino a quando tra una goccia di olio fa svegliare il dio, ed è la fine. E la fine è perché il dio la scaccia e lei dovrà affrontare momenti di dolore, di prove, di peripezie. Ecco, il bello che deve perfezionarsi moralmente, lei che deve maturare, lei che deve capire che la bellezza ha un costo, così che lo capisce.
La bellezza ti deve pagare, ha un costo, dovrà affrontare delle prove notevoli fino a quando anche Venere la perdonerà e i due potranno essere felici insieme. Un lieto fine. Perché lieto fine? Questo è uno dei messaggi del libro. Le storie sono storie di dolore, di sentimenti interrotti, di violenze, però ci sono anche delle storie belle, come quella di Psiche. Psiche dovrà travagliare, ma alla fine avrà il suo sposo accanto. Qual è il messaggio? Il messaggio è che non possiamo avere tutto subito, al presto, ma dobbiamo penare, faticare. La bellezza non è un diritto, è un elemento della persona, ma non si è belli perché si è belli perché si è meglio, si è grandi dentro, c'è una moralità profonda, grande, e quindi Psiche riuscirà a capire questo. La bellezza ha un costo. C'è qualcuno che deve leggere Psiche e Nicole? Sì. Cosa potevo saperne io dell'amore e dei suoi innumerevoli sentieri nascosti impervi? Io, da sempre indotto a osservare il mondo in maniera accuratamente determinata e deterministica, ero abituata a circoscrivere i fenomeni in categorie analiticamente definite, a rimettere negli spazi assegnati ogni scheggia sfuggita al controllo solerte del raziocinio disciplinante. Avevo imparato a contenere ogni pulsione, ogni istinto, ogni emozione. Tutto doveva essere monitorato e ricondotto nei ranghi apriosticamente individuati. Nulla avrebbe potuto scalfire l'ordine impartito con sapiente cura o curatezza, nulla. E poi i miei fatti hanno incontrato i tuoi, e non ha alcuna rilevanza la vendetta della dea della bellezza che ti ho generato, né il supremo potere che non attribuisce le tue frecce. L'amore non si può inoculare con un dardo. Le sue potenzialità non sono riducibili all'effetto coercitivo di un tiro o di un semplice contatto tra due sostanze, prima estranee tra loro. Sono tutte lucubrazioni precarie, pronte a sgretolarsi dinanzi agli attacchi della più leggera delle computazioni dialettiche. È un linguaggio importante, c'è uno stile sentenzioso. Io leggendo ho sottolineato tante espressioni che hanno colpito la mia anima. E prima di leggere questo libro, non lo faccio mai generalmente, ho letto una preparazione, non so chi l'abbia scritto, ma non condivido il suo pensiero, mi piace essere sincera, perché le donne siamo state silenti per tanti anni, ma adesso per fortuna possiamo parlare. Ho letto, leggendo la preparazione, di un'autrice che si addentrava in un sentiero impervio con una lucerna, con una lanterna. Ti assicuro che Chiara si addentra, ma molta scioltezza narrativa, ha una cultura solida che l'aiuta moltissimo, non ha un sentiero impervio da percorrere, ma si muove con molta scioltezza narrativa. L'idea della lucerna mi colpisce, mi impaurisce, mi dà l'idea di una luce fioca, e invece proprio dobbiamo parlare di lanterna, parliamo di lanternone, nel senso pirandelliano del termine. Per quanto, ecco, dicevo, le donne sono tante, sarebbe piacevole poterle presentare tutte, ma poi bisogna lasciare qualcosa di non detto. E il non detto stimola sempre la fantasia, il desiderio e il sentimento. Non possiamo terminare questo incontro senza fermarci su una donna che è un personaggio letterario, Charlotte, della letteratura persiana, protagonista femminile delle Mille Giornate. Ed è questa storia. Allora, Charlotte si rivolge al padre, il gran Vizir, che era al servizio del gran re di Persia, che aveva un animo intupito, turbato, malinconico, vendicativo. E allora lui va continuando a vedere altre donne a sposarle, ma dopo la prima notte di passione le uccide. Charlotte decide, per quale motivo non lo sa neanche lei, per ambizione, per salvare le altre donne, perché si vuole mettere alla prova, perché sa che lei ha un potere in più rispetto alle altre donne, decide di sposare questo gran re. Però ha un piano, che sarà quello di raccontare al re delle storie, storie di incastro, per cui dopo la notte di passione, lei chiede di esaudire un desiderio, comincia a raccontare la storia, la interrompe sul più bello. E allora il sovrano rimanda l'esecuzione. La notte seguente avverrà la stessa cosa, poi passerà come le notti, fino a quando il re dimenticherà il desiderio di Vendetta, si innamorerà di Charlotte e la sposerà.
e così era però nel senso vero del termine, nel senso che non è cara sua donna, quella che non vuole uccidere, ma quella che vuole vedere accanto a sé. Sembrerebbe una bella storia, la potenza delle donne, il potere seduttivo delle donne. In realtà non è il potere seduttivo della donna, è il potere seduttivo della letteratura. La letteratura aiuta a vivere, raccontando noi diamo senso alla vita, noi viviamo. Se la donna citava perché lì racconta, e racconta senza andare fino in fondo, che vuol dire? Lei dice a un certo punto bisogna suscitare la sete, e poi quando ci si avvicina alla fonte, allontanare la persona dalla fonte. Vuol dire che è quello che sta in questo libro. Non ci piacerà forse, allora il messaggio è quello che bisogna amare, che bisogna cercare di essere felici, che bisogna essere guerrieri, che bisogna conquistare i nostri diritti, soprattutto il diritto ad avere un territorio, ad avere, voglio dire, rispetto, ad essere rispettati, questo è fondamentale. Però un altro messaggio, ci piacerà meno perché è più difficile. Il messaggio è questo, nelle nostre cose importanti, nei nostri momenti importanti, soprattutto quando si ama, non dobbiamo concederci del tutto. Dobbiamo lasciare una parte di noi che è inesplorata, che diventa l'oggetto del desiderio, perché se noi ci concediamo totalmente, finisce il desiderio. E allora Shahrazad ci insegna questo. Lasciamo uno spazio al desiderio, perché sarà quella la possibilità che avremo di vivere, di essere sempre desiderati. Non so se riesco ad essere chiara con voi, ma un messaggio secondo me è vitale, fondamentale. Di solito ci buttiamo, no? Ci buttiamo intensamente nelle cose che facciamo, vogliamo dare tutto, vogliamo amare in maniera totale, sbagliato, sbagliatissimo. Chiaramente il cuore ci dice di lanciarci, di dare tutto, però ci sono delle cose che dobbiamo tenere solo per noi. Serviranno a salvarci, così come ci salva la letteratura. Allora, un'altra domanda che potremmo fare è come mai una giovane donna come Chiara si lega tanto al mondo antico? Perché il mondo antico e non il mondo moderno? Perché noi oggi potremmo sembrare, non lo so, degli attardati che stanno alla presentazione di un libro, Voci dal mondo antico. Pensate che prima di venire da voi, lo dicevo prima a Mimmo, io ricevuto l'ultimo post della presentazione. Ricevo il post prima, anzi, il mio mediato, che sono insegnante di italiano. Vado con un'ora, ne trovo un altro, indovinando chi ha fatto il like, l'autrice, dopo 4 ore, 4 like. Il che vuol dire che il richiamo della letteratura sembra essere ancora fredda, mentre il post, la pietanza di nonno Nanni, Fave Cicorie, piatto indubitabilmente buonissimo della nostra tradizione culinaria, 34 like. Questo lo dico un po' per alleggerire l'atmosfera, un po' per dirvi che è più facile mangiare un piatto di fave cicore, più difficile da preparare ma più facile da mangiare. Non è facile scrivere un libro così importante, non è facile leggere, però la lettura ci salva la vita, perché la letteratura, il racconto, il romanzo, il libro è libertà, espressione. Liber è, significa sia libro sia libero. Chi legge il libro ha una testa libera, la capacità di pensare. Perché il mondo antico? Perché io penso che è una libertà di legge. Appunto. Al di là dei diversi contesti sociali, ci sono delle costanti del regime. Quindi la donna di 2000 diciamo, è la più diversa, non è più diversa dalla comunità. Perché? Perché né in queste storie possiamo ritrovare passioni, paure, sofferenze, timori, rabbia, emozioni che possono benissimo adattarsi a quelle che noi viviamo oggi. Quindi attraverso quelle che sono le storie di donne reali o appartenenti alla letteratura, che comunque appartengono ad un determinato periodo storico e ad un determinato contesto, possiamo trovare la forza, l'entusiasmo, la curiosità per affrontare in modo diverso le sfide del mondo. Cioè, quello che vorrei far capire è che questi personaggi non sono noi. Cioè, la storia non è un,
non è fatta soltanto di reliquie perdute definitivamente, la storia l'hanno fatta gli uomini e gli uomini siamo noi. Quindi, sì, non siamo gli antichi romani, cambiano i contesti, ripeto, non stiamo facendo la guerra con tutta l'esercito di terzo, non siamo gli antichi romani. Però gli antichi romani non è l'esercito romano, era. Noi oggi studiamo Aristotele, lui era l'allievo di Aristotele. Che significa? Significa che attraverso la conoscenza non ci stanno in qualsiasi modo, in qualsiasi tempo, in qualsiasi spazio. Perché conoscere ci permette sempre di avere degli strumenti e di essere critici, ma non critici in maniera negativa, critico nel senso che quando ci approcciamo da un giudizio lo facciamo con cognizione, non lo facciamo in maniera superficiale. E visto che viviamo nell'era del LinkedIn, no, del like, dove tutto è immediato, poi in internet abbiamo tutto a portata di tutti, le cose che succedono in Australia le sappiamo nello stesso istante quasi in cui succedono. Avere la capacità di discernere le informazioni, avere uno spirito critico per approcciarsi alla realtà, può esserci molto bello. È il mondo antico che visto, no, come qualcosa di troppo lontano, in realtà è più vicino a voi di quanto. Dice Chiara, perché scrivere? Dice, perché c'è sempre qualcosa che abbiamo nel cuore che preme per vedere la luce. C'è una bellissima parte del buio e luce dell'ultimo brano che ci legge. Prima. Le cose andarono come previsto. Quella notte non terminai il mio racconto. La brama di sapere l'esito della storia narrata lo tormentò a tal punto da indurlo a procrastinare la mia esecuzione. Non di molto, di un solo giorno. Affinché io potessi terminare l'esposizione e la sua curiosità potesse beatamente distendersi sul talamo del compiacimento raggiunto. Le prospettive del re furono eluse. Non si trattò di un solo giorno. Alla fine del primo racconto seguì l'inizio di un altro. E di nuovo principi e califfi, esploratori e schiavi, eroi di imprese e chimerici prodigi, ingiustizie punite e risubbrigate. Ogni notte, storie di uomini e paesi irroravano il suo intelletto e penetravano nelle feritoie del suo cuore, dove la luce tentava entrare. Racconto dopo racconto, ha imparato che il coraggio è una dura encomiabile e che non è fidato consigliere della pupitigia. Che il male ricevuto non soffoca per sempre e col tempo evapora, fino a dissolversi. Che i sentimenti gentili non sono sempre destinati a trionfare, né condannati a lambire a chiunque, ma devono farsi strada e sapersi imporre per splendere. Che ci sono cose che l'intelletto umano non può comprendere, né è sempre necessario questa parola, perché l'ignoto, talvolta, è bene che respirare. Per impedire a megalomania recondite di prendere il sopravvento e per concedere all'uomo la facoltà di meravigliarsi e sfruttare il mondo per la saggezza di chi sa che non può sapere tutto. Adesso sa che la vendetta erode più il vendicatore delle vittime, sa che il bene esiste e che non va solo elargito, ma va vissuto. Bisogna sentirlo e goderlo. Il bene non si cerca, si trova nelle distese di sabbia del deserto, nelle piazze pullulanti delle città dei mercanti, nei sentieri di montagna. Si trova per caso, all'improvviso, nelle mani protese, negli occhi che credono, nei sorrisi che rassicurano. Coglierlo, forse, non è cosa semplice. Dopotutto, padre, le cose, quelle grandi, sono mai semplici. Adesso, il resta che la felicità è uno stato d'animo, non una conquista. Si ha diversi volti e alti, e un giorno può scegliere di cambiare veste e risorgere. In una notte d'oriente, mentre il sapore dei rancori si disperde con le tempeste di sabbia e i pensieri gentili, accancati grandi del passato, si abbandona alla bellezza del presente e all'abbraccio della felicità. Sì, ma posso consigliare? È un applauso esposto, però. No, no, sono la chiesa. Io mi sono la visto che anche ecco, dobbiamo imparare a liberarci forse anche di più. Avete ascoltato, la felicità non è una conquista, ma uno stato d'animo. Questo libro ha delle dediche, ma mi è piaciuta la terza dedica. Dedica il libro alle belle persone, quelli che incontri al bar, per strada, in riva al mare, quelle che lottano per sé e per gli altri, che sanno guardare al di là dei limiti del visibile, che ascoltano e sorridono e non demordono,
perché qua la motivazione è così importante. Quindi queste belle persone siamo noi, siamo qua, no? Siamo sorridenti, siamo. Chiara non è soltanto appassionata di storia. Per scrivere storie bisogna essere appassionati di vita, altrimenti non si può scrivere. E dice, quindi siamo noi, ascoltiamo, sorridiamo, lo ricordiamo, è una ragione importante, perché sanno che il mondo si impregna dei colori che i nostri occhi vogliono dargli. È facile abbattersi, è facile mettere la lente oscura per vedere il mondo, però dipende da noi vedere il mondo colorato oppure vederlo in bianco e in nero. Ci sono delle donne a cui chiedo scusa, che non le trascuriamo, però Didone è una donna che sta nel mio cuore, Didone Adenea, è un personaggio che sicuramente conosciamo, giusto così, dei frammenti di libro. Didone è la regina cartaginese che si è concessa totalmente ad un uomo venuto dal mare. Allora, da un lato nella storia di Didone c'è il bellissimo motivo dell'ospitalità, che nel mondo antico era sacra. Didone non conosce chi sia questa persona, lo accoglie, perché c'era il dovere della ospitalità. Di un uomo venuto dal mare, con dei compagni altri, e si dà totalmente ad Enea, e Enea poi ha questo fatto, questo destino che lo conduce a lasciare Didone. Virgilio, ecco, c'è un uomo che tratta bene Didone, è Virgilio. Virgilio sta entrare nella psicologia di Didone. Didone si ammazza, non perché era abbandonata Enea, perché Didone è una regina che sicuramente può avere altre storie, altri amori, ma si ammazza perché ha perso la dignità di regina. È stata ingannata da quest'uomo, che ha preso tutto e va via senza neanche informarla che sta andando via. E lei lo prega, dice, ma rimane un altro poco, dammi il tempo di avere a me un figlio che mi possa ricordare la tua persona. E in quel caso non è Didone che non ha parola, Virgilio trasmette molte parole a Didone, è Enea che non parla, è impacciato, guarda a terra, non sa trovare una giustificazione, sa dire soltanto no, è venuto così per caso nel culo da disagni che io devo fondare una nuova città, una nuova Troia, e va via. La regina si uccide, ma vi assicuro, non per amore di Enea. Però anche in questo caso, qual è stato lo sbaglio di Didone? Concedersi totalmente ad Enea, dare tutto, perdendo prestigio agli occhi dei sudditi e agli occhi degli altri re che reclamavano la sua mano. C'è poi Penelope, sentirsi dire che siamo Penelope non è bello oggi, vero? Vuol dire che sono donne pazienti, in attesa dei nostri uomini. Penelope è presentata in questo libro come colei che non ha ancora incontrato Ulisse, che sarà via da casa 20 anni. Però nella parte finale vi invito a leggere la bellissima storia, il bellissimo racconto di Penelope. Penelope fa riferimento al suo uomo parlando proprio di sensazioni molto carnali, molto a pelle, e soprattutto dicendo a Ulisse, e qua è molto bella l'invenzione di Chiara, ma ti ricordi l'odore della mia pelle, io ho bisogno di te, del contatto, tu sei lontano e io ho bisogno di te come donna e ho bisogno di te come uomo. Hai avuto un figlio ma non l'hai ancora incontrato. E dice, non ho più parole Ulisse, l'immagine di te è sempre più sfocata. Non so dove tu stia adesso, anche la speranza inizia a perdere la lucidità dei primi anni. Forse è meglio che sia così. La speranza genera aspettative. E poi come gli chiede Ottavia. Però prima di Ottavia c'è un'altra donna da ricordare, cioè Persefone, che è bellissima. Anche lei scrive alla madre. Scrive alla madre. Ci sono davvero diverse sfumature. C'è la moglie, o meglio, la donna che scrive all'uomo amato, c'è la figlia che scrive al padre, con Saradale, pure c'è la figlia che scrive alla madre. Prima abbiamo visto la madre che scrive alle figlie, ricca che scrive alle figlie. Qui ci sono due figlie, Ottavia e Persefone, che scrivono alle rispettive madri. E lo fanno con un bagaglio di esperienza insomma, abbastanza profondo. Quindi lo fanno col senno di poi, no? Perché poi Perfetta sì, la mamma ce l'ha ancora, Ottavia non ce l'ha più. E quindi si è sempre chiesta come sarebbe stata, e l'immagino nell'atto di chiedersi come sarebbe stata la sua vita se la mamma fosse stata con lui. E comunque la storia di Perfetta è una storia di rapimento,
lei mangia una bella piedi di ametra, che era l'agricoltura della ricchezza, dell'abbondanza, viene rapita dal dio dell'intrasombale e lei passa dall'immagine bella della natura ricca di fiori, di vita, a questo regno fangoso, ombroso. Eppure lei si innamora di quest'uomo, perché purtroppo il cuore delle donne è debole, e si innamora di questo dio dell'oltretomba. Però poi ottiene, grazie poi agli sforzi della madre, la possibilità di ritornare sulla terra e vivrà sempre in bilico tra alcuni periodi dell'anno in cui vive sulla terra e altri periodi in cui vive con Ade nell'oltretomba, a dedicare ancora una volta il tema della felicità, che non può essere un possesso totale, ma bisogna cercare, non è una conquista, è uno stato d'animo, e si è sempre in bilico tra due poli, perché nel momento in cui lei è con la madre, è felice con la madre, però pensa ad Ade, nel momento in cui con Ade pensa alla madre. E poi Ottavia, che mi aiuta a parlarvi della condizione delle donne romane, perché Ottavia è una donna che viene ripudiata da Nerone, perché è considerata sterile. In realtà non si concepiva l'idea di una presunta, se di colpa si può parlare, di una colpa dell'uomo. Se una donna non generava, non era prolifica, il matrimonio si distruggeva, poteva essere scacciata, ritornava dal padre, se con la dote, con la consegna della dote. Ottavia è vittima di questa condizione, lei è sterile, viene mal rimandata, cioè non gli viene ripudiata da Nerone, che sposa Pompea. E si rivolge a Messalina, molto bella, figura molto tenera, e alla fine questa donna muore, perché è vittima della ragione, di una falsa ragione di Stato, e dice di essere morta senza aver vissuto neanche un giorno di felicità e di gloria. Allora, non pensate che sia un libro di violenza, di guerra. Sì, ci sono tante uccisioni, tante guerre, tante violenze, ma c'è tanto amore e soprattutto, se volete essere felici, leggete Chiara Pepe, Voci dal mondo antico. Grazie Chiara, grazie.